ragazzi, qui deve con Dark Souls, quindi premi il pulsante start. Ragazzi, meno male che mi ha dato questa indicazione importantissima di premere il pulsante start. Allora, questa è la quarta parte, ragazzi. Ok, lo ammetto, non ho ancora messo le prime tre, lo ammetto. Però, ragazzi, ho tanta voglia di giocarlo, quindi continua. Yeki! Livello 11? Davvero, si fosse... Ma io mi ricordo che in Dark Souls 1 la gente saliva di livello, diciamo, in modo manuale, non automatico. Qui si sale in modo automatico. Scusate ragazzi, non so ancora i vostri consigli perché devo ancora caricare i primi tre video. Scusatemi. Allora, comunque, allora, intanto che non c'era il video, guardatemi, mi sono fatto un po' di cambiamenti. Intanto che non c'era il video, ho un po' giocato. E ora c'ho la faccia di paglia, le mani di pongo e i piedi di piombo. Vabbè, allora c'ho un equipaggiamento leggermente migliore. Ho la vita sempre più piccola. Non capisco perché, ma la mia vita ora è fissa a metà. Non so perché. Qui abbiamo un coso. E da questo, come potete vedere, tutte queste cose, no? Ecco, queste qua le ho già comprate tutte. Cioè, sono quelle, infatti, che ho adesso addosso. Come potete vedere, ecco qua. Questo è 34, 33, 74, 39, 37, 39, 37, 39. Ho tutto al massimo finora. Cioè, tra quelle cose che potevo avere. Poi, sono andato quindi là sotto. Mi sono fatto un po' dei giri là sotto. È un casino assurdo. Sono morto mille volte. E mi sono fatto un po' di giri anche qua sotto. Che c'è tanta altra roba nuova e strana. Ora, direi, scendiamo là sotto. Torniamo un secondo a Majula. Perché comunque mi era stato detto prima di... Ehi! Stai invadendo il mio mondo, sbaglio. Vai via da qua. Vai via da qua. Vediamo un po', riposo al falò. Viaggia. Majula. Cos'è sta roba? Fuoco lontano, boh, non lo so. Grazie, ok. Com'è che si... Ah, così. Si prega davanti alla spada. La spada. Ok, comunque, a parte questo. Mi è stato detto, prima di cominciare il gioco, appunto, che dopo un po' bisogna ritornare per parlare, appunto, con la tizia. Prima che appunto incominciasse il gioco. Questo è il solo aiuto che ho avuto finora. Poi il resto ora me lo devo scoprire da solo. Ma questo qua è reale. Ah no. Allora parla. Grazie. Poiché la sofferenza guidava per essere più grandi e più forti. Ah. Cerca coloro i cui nomi non possono essere pronunciati. I quattro dotati di immense anime. Non saranno dei fari per te. Quando hai detto vai, torna qui da me. Affinché la speranza non so. Ah ecco, quindi no. Mi avete detto che... No, niente, ok, ci dovevo tornare, vero? Ma dopo che facevo queste cose? Oh mio Dio, aspetta! Avanza di livello, potenza... È qui che si fa! Qui a Majula, grazie ragazzi! Allora, come si fa? Aumenta di 12 il livello... Ma... ma già in partenza forse era il livello 11, vabbè. Vitalità... Mi ricordo che è diversa la vitalità dalla sta minchia, no? Peccato che non si legge. Cos'è? Adit. Des. Destrezza. Forza. Volgarità. Vitalità. Ah, questi qua sono i punti vita. Dov'è la stamina? Non c'è niente che aumenta la stamina. No. Sarà l'energia. Tem sarà. Boh. Vigore. Boh, allora, intanto quanto costa? 854, io ho 1130. Ci aumentiamo la salute, per ora? Sì? Basta. Vabbè, sì, dai, facciamo la salute. Per ora, andiamo sul classico. Tanto posso avanzare di solo un livello, quindi... Se in base a queste scelte continuare, aumento la salute, sì. Olè, grazie. Grazie mille, molto gentile. Poi, te. No, basta, vaffanculo. Non voglio avanzare di livello, non ho soldi. Girati. Parla. Ok. Dove un uomo scrutò direttamente l'essenza stessa. Ma ciò che ne ricavò? No. Consegnare un frammento di fiaschetta Estus, va bene? Non possiedi frammento, grazie. Grazie. Ok, viaggia. Ora torniamocene lì, nella torre cardinale, sì. E ci andiamo a fare un giro là nel buco, ragazzi. Andiamo giù o nel buco? È un bel dilemma.
Perché mi ricordo che giù c'era un passaggio, cioè si può andare molto avanti, ma qui anche, dai, andiamo giù, va. Cerchiamo di fare le cose con ordine e andiamo qua sotto, sperando che si possa fare. Ora, voglio solo controllare se questa porta è chiusa, che non me lo ricordo. Sì, ok, è chiusa. Allora, ok, adesso ricominciamo a morire come il nostro solito. Attenti, guardate che mi sono potenziato la salute. Attaccalo. Ok, ora quest'altro, attaccalo. Perché non si alza? Ah, dovevo svegliarti. Oh, ma con ti porto anche un croissant, eh? Buongiorno a questo zombie che... Ok, vieni qua. Vieni qua. Vieni qui! Ma alzati! Ma guardalo! Ma guardalo! Oh, finiscilo. Oh, ma ragazzi, questo qua è imbarazzante. Questo qua dorme lì, tipo, non c'ho voglia di combattere, vaffanculo a Dark Souls. Poi andiamo a battere quello che c'è qua sotto. Non mi ricordo se nel video scorso c'ero arrivato fin qua. Ah sì sì, perché c'era la palla di pietra là in fondo che mi ha tipo fottuto troppo. Ok, via. Ma cosa fai? Ma cosa fai? Ma sei imbarazzante, lo sai? Sei imbarazzante. Amica, mi stava attaccando la quarta volta. Non mi ero sembrato di vedere qualcuno. Ora qui facciamo così. Saliamo qui. Olè. Attenzione, c'è uno qua. Scusate ragazzi se so ste cose, ma è stato solo per avere un po' di anime, per comprarmi un equipaggiamento migliore mentre non c'era il video. È solo per questo che so già ste cose. Olè, ok? Ma non è che mi sono spinto avanti a fare queste robe strane. Anzi, a dirla tutta, mi sono semplicemente spinto fino a qua, ammazzando questi tizi. No, mancato. Preso e ripreso. È ancora preso. Ok, ora ce n'è uno qua sotto. Mi sembra che spunta la lancia, infatti. E sei morto anche te. Però te ti voglio finire con la spada, perché sei un coglione. Coglione che gli viene finito con la spada. Voilà. Potrei anche potrei avanzare ancora di livello, volendo. Volendo. Ecco, di qua si scende. Allora, di là, vogliamo riprovare di là dove c'era la pietra? Che dite? Che dite? Facciamo un salto là? Andiamo dai, facciamo una prova. Ah, giusto una cosa, qua sopra c'è tipo un boss devastantemente potente che non va, che ma perché che non mi va di, ma vaffanculo, quello lì mi ha fatto speccare i colpi. Vieni qua, lo voglio uccidere, ma è una questione personale. Vieni qui, mi sa che arriverà anche il boss però in questo modo. Ok, vieni, non vale cadere. Vieni qui e vieni qua. Ok, vediamo se il boss è arrivato. No, mi verrebbe voglia di farvelo vedere, eh. Vabbè, ve lo faccio vedere, dai. Dovrebbe essere qua. Allora, l'ho affrontato una volta e sono morto. Cos'è, un boss unico? C'era una volta e via, basta. Ah, basta, proprio... Facchiea. Facchiea, ok, buono. Ok, lì c'era un boss tipo fortissimo che mi ha distrutto in un colpo solo. Infatti non lo posso neanche più sfidare, bene, molto bene. Ora, salta là sopra, bravo. Minchia. Mi sta quasi facendo anche le cose che gli dico di fare, incredibile. Cambia arma. Sono morto. No. Non può. Ma com'è può? Com'è? Perché è morto? Chi mi ha ucciso? Ah, questo gioco. Questo gioco. Minchia. Morti così a caso, completamente. Fanculo a me stesso. Incominciamo Dark Souls 2, anzi, finiamo Dark Souls 2. Sì, Dido, complimenti per la scelta. Devo giocare a la pimpa va in città e si droga trallalla. E puoi morire con due colpi, te, che palle. No, gli deve rimanere uno di vita, fanculo. Ah, ma che cazzo fai, te sei pazzo? Attaccami alle spalle, eh? Sei scemo, sai? Uccidilo! Bravo. Andiamo a ammazzare. No, vabbè, quell'altro non ci voglio di ucciderlo. Tanto dorme, minchia quel coglione. Allora, andiamo qua. Togliamoci questo, che tra poco si alza da solo. Ok. Preso. E prendilo con la kill. Ma fagli la kill suprema. Via. Wow. Merda. Che cazzo fa questo, è pazzo? Gemma vitale. Merda, dov'è? Dov'è? No, ho perso mille anime. Ho perso mille passanime. Cristo. Tino Crispella, non ci posso credere, mi ha ucciso sto coglione. Come ha fatto a farmi quell'attacco che mi ha levato tutta la vita? Perché ho metà vita io? Perché c'ho metà vita, porca merda? Perché ho metà vita? Che palle, metà vita, così, sai com'è, non posso manco giocare. Comincia lo sclero in sto gioco di merda. Allora
lo so che non è il gioco di merda, che non so io giocare e che c'è il modo per avere la vita piena, lo so, e che sono solo io che non lo so. Però ragazzi, devo ancora caricare i miei primi tre video, infatti no, non sto a negare che la colpa sia interamente mia, non lo sto a negare, tranquilli. Ma quegli oggetto, bomba infuocata, che poi tutti gli oggetti che ho non me li posso neanche mettere lì, quindi boh, non capisco. Wow, ah grazie, 180 anime. Grazie, molto gentile, fanculo. Ma perché non lo puoi colpire questo? Finisci nel modo più orribile. Oh, fanculo, ci ho fatto anche una zoomata con la telecamera. Ora ci andiamo direttamente lì e cerchiamo di fare sta cosa. Ok, quello già è morto. Sono morto. E muoio così. Ma se non avessi metà vita. Se io invece di parlare caricassi video, dove magari mi spiegate perché ho metà vita. Cos'è? Oh, ma è ancora vivo! Oh. Uccidilo! Merda secca! Merda, c'è il terzo attacco! Ok. Ok, andiamo a toglierci anche quegli altri. Allora. Cazzo è! Ma no! Ma ti avevo ucciso nella partita prima! Fanculo. Cioè, ecco l'altro che arriva. L'amichetto. Fanculo anche a te. Ma fanculo, ti ammazzo anche così. Nella maniera più facile, così ti umilio. Dov'è? Vieni qui. Ancora. Ok. Il fatto è che se continuo a giocare così e finisco le fiaschette vitali, cioè le gemme vitali, scusate, sono fottutissimo. Segreto più avanti. Dove? Ah, anche tipo i muri segreti di Dark Souls 1. Non mi pare. Dai. Segreto più avanti c'era scritto. Fammi entrare nel muro. Ok, quel commento mi ha preso per il culo in maniera assurda. Fanculo. Allora, adesso dobbiamo trovare un modo per... gemma vitale, dai. Grazie. Questo gioco a volte sa come rendervi felici. Ora, devo non morire magari, perché ho fatto quella rotolata pericolosissima. Ok, adesso. Rotola. Grande. Ok, basta. Ma aia. Che cazzo è che mi spara in questo modo poi? Perché mi arriva un colpo doppio poi. E non capisco chi è che mi sta sparando. C'è uno qua. C'è uno. Ah! Sbam. Oh. Ok, a posto. Ora, c'è una scala o sbaglio? Scendi. Oh mio Dio, progressi. Mi stanno sparando. Ok, via. Progressi. No. Ok, di qua. C'è uno lì. Ma come può esserci uno lì? Via. Sto cagando addosso. Ole, coglione. Mi stavi anche mancando. Quello lì mi ha droppato. No. Basta, è tutto finito? Davvero? Finisce qui? O salgo qua sopra? Finisce qui? Dai! Ma cioè, mi sono fatto un culo. Sì, sto cazzo che... Ah, vediamo la gente che si è fatta il salto qua. E muore così. Quello? Questo? Cosa fa? Beve, viene colpito e muore. Ok. Allora, il salto lì io non ci provo neanche a farlo. Basta, è finito. Bello però venire qua, utile. Bello, c'è anche un fantasma che mi sta passando attraverso, ma è una prassi normale qua su Dark Souls. Allora, devo scoprire chi è che mi sta sparando. Ho visto una freccia. Eccolo! È là. Un'altra. Mi ha anche mancato. Olè. Olè. Oh la la. Ce l'ho fatta. No. Vieni qui. No! Cazzo che caga, ragazzi. Ok.
Ok ragazzi, come abbiamo fatto ad arrivarci con così tanta facilità la scorsa volta? Che non sapevo manco, cioè sapevamo giocare molto meno di, cioè, non che ora so giocare. Però minchia, ero le prime armi. Ero le prime armi comunque. Veloce, 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 veloce. Ragazzi, progressi, ho 1280 anime che non potrò mai più riavere perché ora tanto muoio. Però comunque sono comode. Leggi messaggio. Speranza. Vendetta? Cosa? Perché mi sono vendicato sul tipo sulla, col tipo sulla. Basta, finito qui. Minchia, che brutta cosa questa! Vaffanculo! Bello però, utile. Di qua si può andare. Mi sa che di là c'è un altro ambiente, però vabbè, di qua non posso arrivarci. Allora. Ah, devo per forza farmi il giro. Grazie Dark Souls, grazie. Io lo sto prendendo anche bene, finora. Poi quando sclero, però. Poi c'è quando c'è lo sclero time. Ok, devo rifarmi il salto. No, devo rifarmi il salto, no, mi prego. Qui c'è una scritta. Prova salto, lì in casa. Perché? Sto cazzo che provo il salto. Ah no, beh, però magari da lì posso andare là sotto. Oh, senti, me ne sbatto. Olè, ok, meno male. Vai. Ok, qui c'è una roccia che cade. Ma che è? Cosa fa? Mi vuole abbracciare sto qua. Eh? Che cazzo vuole me? So che c'è una roccia. Ma è già caduta? No. Non c'è. Perché non c'è più adesso? Non c'è più. Cos'è? Macchia di sangue? Buco più avanti? Qualcosa di notevole. Vabbè, muoio lì. Grazie. Ma guarda quante trappole in sto posto. Niente rocce. Ragazzi, ho paura. Cos'è? Salve. Sono in pace, sono Dido. Fallo e poi chiave. Che cazzo di messaggi sono questi? Salve. Si può? Parla. Oh. Il mio nome è Kale, sono un viandante. Sto esplorando il continente per tracciare una mappa. Grazie. Perché cartografo? Beh, è una bella domanda. Quando sono arrivato in questa terra dimenticata è stato. È proprio un problema. Davvero male, continuo a perdere la concentrazione. Ma una cosa ho sempre amato le mappe. Wow. Ok. Vorrei ucciderlo per vedere cosa mi droppa, ma. Ho paura che poi mi uccida lui. Quindi no. Qua si può arrivare. Ah, wow, siamo qui. Sto cazzo che faccio il salto. Bugiardo più avanti. Bugiardo, perché? Schiena più avanti, a ogni modo ben fatto. Vediamo. Merda, è fortissimo. Vero? Ah no, ok. È fortissimo o no questo? Oddio, oddio è fortissimo. Oddio è fortissimo. Oddio è fortissimo, è cattivissimo. È cattivissimo. È cattivissimo! Guarda, e ora? No! È cattivissimo quello lì! Te ne sei tornato a scavare nella terra, bastardo! Tornato là? Coglione! Però non si. No, ho finito le frecce! Si è incazzato anche lui! Oh mio Dio! No, ho finito i colpi! Non vale però così! Sali! Mi sto cagando addosso! Quel bastardo è vivo, è vegeto! Bastardo, ho finito i colpi! Non lo posso ammazzare con la spada, gli tolgo 10! Col pugnale della merda! Ok, via! Ok, devo andarmene al falò! Devo andarmene al falò subito! Subito! Subito. Ok. Perché questo è vivo? Ma perché sei vivo? No, che se mi ammazza, minchia. Ok, via. Salva. Ok. Va bene, ragazzi.
Nella prossima parte diremo, direi che potremmo farci un giro là sotto. Oppure, no, anzi no, da andare avanti di là in verità. Oppure anche andare là sotto, vediamo. Però prima di andare avanti aspetto i vostri commenti. Soprattutto per capire che cosa potenziarmi per poter... portare, cioè usare armi un po' più forti di una spadina che toglie 10. Perché è un po' da merda. Wait. Allora. No, 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 no. 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 Allora. Posso farlo. Vigore. Resistenza e velocità lancio. Perché gli altri non mi pare che... cos'è l'arma a sinistra, vero? Quella... No, ah no, è comunque arma a destra. E quindi? Non voglio viaggiare adesso. Non voglio... Sì, sì. Allora, non viaggio. E? C'è qualcosa che mi cambia lì l'arma? No. Fede, interiorità, adattamento, destrezza. Forse destrezza. Boh, non lo so, non lo so. Ah, guida. Un cadente per impugnare. Eccole. Allora. I punti vita. Una che determina la tua energia complessiva. Sarà la stamina. Che determina il carico massimo. Una che determina il numero di incantesimi che incantesimi che puoi armonizzare. Aumenta la velocità. Questo è strautile. Una cadenza di per impugnare armi pesanti e potenti. Questo, quindi forza e vol. Destrezza per impugnare armi che richiedono finenza. Aumenta vari attributi per aumentare la probabilità. No. Una caratteristica necessaria per le stregonerie. Aumenta difesa magica e abilità. Ah, però. Una cadenza di per i miracoli. Wow, allora io devo farmi vol, for. Io direi tanto di farmi. Di quanto aumenta? Di 1. Vabbè, direi di farmi intanto questo qua magico. Così intanto. Sì. Ok. Ora dovrei poter usare entrambi gli incantesimi. Entrambi due. No. No. E quindi, di cosa farò? Armonizza. Perché? Perché? Mi servono... Ah, 12 di fede mi servono, cazzo. Mi serve 12 di fede. Per quell'altro mi servono invece 10 del teschio. E io quanto c'ho invece, vediamo. Non è qui, è qui. Io del teschio c'ho ad esempio 14 e di fede ho 4. Minchia, mi devo aumentare la fede. Wow, che bordello che è. Adesso ho capito com'è che è la cosa. Ok, sto cominciando a capire, anche se... con i vostri consigli avrei capito molto prima. Ah, mi riarmonizzo quell'altro. No, questo, ok. E poi mi aumenterò. Ah, ecco, magari nelle armi c'è scritto quanta destrezza ci vuole. Tipo, ah, eccola, sì, è scritto, mio Dio. Ah, tipo questa, no? Serve nell'icona dell'arma 57, giusto? Nell'icona dell'arma 57? O no? O è il danno quello? Vediamo un po' il pugnale 57. Quanto c'ho io? Nell'icona con la spada. Minchia, ce n'è 1000 icone con la spada. No, mi sa che non funziona così. Cazzo. Vado a giocare a Dark Souls senza saperne niente. Forse allora cos'altro è? Non so se faccio guida. Ordina per... non lo so... questo, tipo, se metto questo... Ad esempio, se mi cambio l'equipaggiamento e mi metto quell'altro, non va bene. Perché non va bene? Perché non lo posso usare, ad esempio, questo? Ecco, perché? Dimmi perché, dimmi che cosa mi manca per poterlo usare. Perché questo sì?
Non vedo le caratteristiche. Vabbè. Comunque, questo qua. Questo video finisce qua. Ci vediamo nella prossima parte. Lasciate un mi piace, un commento. Intanto, fate un bel video su YouTube. Bella ragazzi. Ciao.